reputazione è una cosa importante, ci vogliono anni di impegno per costruirsela e ancora maggiore sforzo per conservarla. Ma che soddisfazione quando si dice Subaru e la gente pensa subito all'affidabilità, alle prestazioni e alle quattro ruote motrici. Dopo i tantissimi successi dei rally, tutta la tecnologia è ora nelle auto di produzione, che come la Forester ci accompagnano nella vita di tutti i giorni, ovunque desideriamo andare. E oggi si affina nelle forme e abbina il primo motore boxer diesel al nuovo cambio automatico Lineartronic. Una trasmissione a variazione continua che utilizza una catena invece di una cinghia per permettere una maggiore efficienza e migliorare le prestazioni ad ogni regime di giri. Non mancano i pedals al volante per offrire anche la modalità manuale a 7 rapporti. L'azione è lineare, fluida e confortevole, ma molto reattiva nelle cambiate. Unito ad un motore completamente diverso da tutti gli altri, possiamo definirlo il primo diesel non diesel, perché all'atto pratico si comporta come un benzina ed è anche compatto e leggero, con emissioni di CO2 molto basse e con alesaggio e corsa super quadri. Il 2 litri a 150 cavalli, ma sembrano molti di più per come va, aiutato da una coppia corposa a ben 350 Nm, è silenzioso, non vibra e tira come un forsennato con un'erogazione così regolare che impressiona. Il tutto è abbinato alla tradizionale trazione integrale simmetrica alla VD e un'altezza da terra di 20 cm che gli consente di superare senza problemi un off-road leggero. Macchina estremamente polivalente, macchina che si può usare tranquillamente in città, così come nell'extraurbano, ma anche e soprattutto nell'off-road. In quanto noi ricordiamo che nasciamo come macchine 4x4, a differenza di altri brand che nascono due ruote motrici e poi diventano quattro ruote motrici, noi ce l'abbiamo nel nostro spirito, la nostra filosofia, il nostro concetto di produzione, di costruzione delle vetture sono appunto macchine 4x4.